Ricordiamo oggi un grande della cultura italiana e del mondo. Ricordiamo Dante Alighieri. Una delle opere più imponenti di Dante Alighieri è la Divina Commedia, più imponente al mondo nella storia dell'umanità. In modo particolare di tutta la Divina Commedia abbiamo il Paradiso, il 31esimo canto, il 33esimo. Il 31esimo ci ricorda e ci porta in forma dunque di candida rosa, mi si mostrava quella milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. E poi il 33esimo canto del Paradiso, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Cosa ci racconta Dante? Ci racconta la preghiera di San Bernardo di Chiaravalle, l'unico della triade insieme a Francesco d'Assisi, a Sant'Agostino e a San Bernardo stesso, l'unico che poteva essere lì, vicino ad avvicinarsi al punto fisso, la Vergine, la Madonna. E lì si racconta e ci descrive che cos'è il Paradiso. I santi, i beati, i venerabili, i servi di Dio, con gli angeli, gli arcangeli, le dominazioni, le podestà, le maestà, tutte saltellanti in questa splendida, in questa magnificenza a cui la dottrina, la Chiesa si rifà con il suo Paradiso. Con Dante e grazie alla Divina Commedia sono nati grandi artisti, si sono rivisti, hanno realizzato opere meravigliose, lo stesso Raffaello, Michelangelo, Rubens, i grandi musicisti, compositori, la grande letteratura, tutto, la grande bellezza del patrimonio materiale e immateriale nasce proprio nel periodo, nasce da Dante. E quindi l'Accademia Internazionale d'Italia in Arte nel Mondo ha voluto ricordarlo nel suo 700° anniversario, perché dobbiamo con insistenza valorizzare il nostro patrimonio, iniziando a ricordare Dante, perché con Dante è nata la grande bellezza, è diventata bella l'Italia. E con Dante continueremo ad essere la nazione più bella e più importante al mondo.